Siamo sposati dal 2011, ci siamo sposati in Portogallo, perché in Italia non si poteva fare. Noi chiediamo che il nostro matrimonio venga trascritto nel comune di residenza, che in questo caso è il comune di Fiumicino, così che lui possa chiedere anche la cittadinanza che gli spetta di diritto. Appena l'ho vista è stata un amore a prima vista, sì. Siamo sposati in Norvegia, siamo riusciti a creare comunque quella festa che in Italia non era possibile. Io sono tutti di mamma, alcuni parenti, alcuni amici di Roma, alcuni di Milano. Io sono francese, potrei andare a vivere in Francia e avrei tutti i diritti, però io lavoro qui e i miei diritti li voglio qui da italiana. A noi importa la trascrizione. Ci sentiamo già sposati. Sì, sì. Manca soltanto la firma di qualcuno. Noi in Norvegia potremmo avere dei figli, invece in Italia la legge che si prospetta dovrebbe degradare la nostra situazione, diciamo, a coppia di fatto, poco più. Non ci fermeremo anche se venisse approvata una legge sulle unioni civili in Italia. Siamo contrari a creare una differenziazione giuridica tra le persone, le coppie e le famiglie dello stesso sesso rispetto a quelle di generi diversi. Noi siamo per il matrimonio egualitario, che è l'unica strada che può risanare la situazione di eguaglianza in questo paese fra persone omosessuali e eterosessuali. Il problema delle unioni civili è che cosa contengono? Quali riconoscimenti contengono? Perché al di là delle affermazioni pubblicitarie, riconosciamo le unioni civili, bisogna che ci dicano esattamente che cosa contengono queste unioni civili. Siete soddisfatti dell'operato del governo Renzi in tema di diritti? Fino ad ora non è stato fatto nulla, non è stato fatto il matrimonio, non è stato fatto assolutamente nulla. E anche tanto la proposta tanto annuncio e niente alla fine. Non è cambiato nulla, praticamente nulla, anche se aveva promesso. Però io sono delusa, io l'ho votato sinceramente. A parole è stato detto molto, nei fatti già il disegno di legge, che comunque sarebbe una cosa fondamentale, importante, un passaggio molto utile, non rispecchia il nostro, diciamo, nostra idea, il nostro progetto di legge ideale, perché appunto dovrebbe essere un matrimonio egualitario per tutti. Vorreste anche dei figli? Questo no, io vorrei. Lui sì, io invece non, per ora no. Però l'importante è il matrimonio per il momento. Come coppia, qual è il vostro sogno in Italia? Essere sposati e quantomeno pensare, avere la libertà di pensare, di poter creare una famiglia.